Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 25 luglio 2023. Una giornata calda, calda anche oggi come era ieri, come lo era ieri l'altro, insomma un luglio veramente infuocato che sembra ora arrivato al top, dovrebbe cambiare il tempo nei prossimi giorni, poi lo vedremo. Ma intanto per iniziare la nostra rassegna stampa passiamo attraverso l'almanacco del giorno. E qui troviamo il santo che si festeggia oggi, è un grande santo, uno dei capisaldi della fede cattolica, ovvero San Giacomo Apostolo, il maggiore, cosiddetto per distinguerlo dall'altro apostolo, il minore, che è stato chiamato da Gesù in un secondo momento rispetto al primo. E dopo la morte di Gesù, San Giacomo predicò il Vangelo in diversi paesi, si spinse fino in Spagna. Tornò poi in Palestina, dove subì il martirio sotto re Erode Agrippa. Il suo corpo fu trasportato dai suoi discepoli in Galizia e ora si trova nel grande santuario di Santiago di Compostela, meta di numerosi e lunghi pellegrinaggi. Noi stessi di Fano TV abbiamo ospitato un giornalista, autore di un libro che ha compiuto più volte il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela, Luciano Murgia, che ha descritto questa sua avventura con un modo emozionale, con un modo compulsivo che veramente trascina il lettore e lo fa immedesimare in questo pellegrinaggio. San Giacomo Apostolo, il grande santo di Santiago di Compostela. Vediamo le previsioni del tempo. Ecco, vediamo il sole con qualche nuvoletta in tutta la regione Marche. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno al mattino e al pomeriggio tesi e proverranno da sud-ovest. Il mare è poco mosso, le temperature pressappoco saranno come quelle di ieri, 24 gradi la minima, 37 gradi, 37 la massima. Ed ora passiamo in spiaggia, andiamo al mare e vediamo Gianluca Guidi, il bagnino dei Sassi sotto Marotta. Ciao Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che tempo ci fai vedere oggi? Un tempo che sta cambiando. Ma oggi, sì, effettivamente il tempo sta cambiando, anzi ci aspettavamo una mattina un pochino più soleggiata, è abbastanza nuvoloso, lo sapevamo che sarebbe arrivata queste nuvole, speriamo che nella notte faccia un po' d'acqua anche per farci dormire meglio e ripartire poi con delle belle giornate ma più fresche, perché così effettivamente è molto caldo anche per chi lavora e per tutti. Molte volte la gente prende anche a rivenire a casa con il condizionatore che ne veniva in spiaggia. Oggi è abbastanza nuvoloso, come potete vedere, forse qualche goccia la farà anche durante la giornata, ma non cose molto importanti. Io credo che noi dobbiamo considerarci fortunati, perché con il tempo che è cambiato così repentinamente nella vicina Romagna ancora una volta e poi anche nell'Alta Italia, dove ha fatto dei grandi disastri, e noi dobbiamo considerarci un'isola fortunata, perché da noi bene o male il tempo, il caldo si sopporta, ma quando arriva la grandine come palle da golf, insomma la situazione è veramente brutta. Sì, dobbiamo ritenerci fortunati, ma dobbiamo stare ancora attenzionati, perché il pericolo non è finito, nel senso stiamo all'occhio anche noi quando apriamo gli ombrelloni. Questi giorni stiamo un po' attenti perché le sventate sono dietro l'angolo, potrebbero farle, quindi un occhio d'attenzione sempre, insomma. Comunque Gianluca, non pensiamo al peggio, oggi sarà una bella giornata, sarà piacevole stare al mare e godere un po' di fresco che arriva appunto dalla Battigia, e quindi andiamo anche noi col pensiero in vacanza, va bene? Quello sicuro, sempre ottimisti. Benissimo.
Un'ultima domanda, la tua concessione quanti ombrelloni ha e quali servizi dispone? E di quali servizi dispone? Allora, non è una grande concessione, io ho 140 ombrelloni, abbiamo un piccolo bar che riesce a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti, quindi dalla colazione all'aperitivo, pranzo, piccoli pranzi e l'aperitivo alla sera. Poi abbiamo il parco giochi dei bambini, il campo da beach, un'area relax dove tu ti puoi fermare a fare una partita a carte, a giocare con i tuoi bambini, il parco giochi per i più piccoli, come ti avevo detto, e il campo polivalente dove tutti, da beach tennis, beach volley, insomma tutti i giochi che fanno adesso. E tutto questo a Marotta, che è poi insomma una delle località turistiche più appetibili della nostra provincia. Grazie Gianluca, ci sentiremo domani ancora per parlare un po' del tempo, ma anche del desiderio di vacanza di tutti noi. Grazie, a domani. A voi, arrivederci, grazie a tutti, ciao. Ed ora apriamo i giornali, vediamo la nostra rassegna stampa a partire oggi dal Resto del Carlino, vediamo l'apertura. Si parla della Wider, di questa grande ditta della cantieristica che sta completando il suo grande cantiere nel porto di Fano, una realizzazione che ha destato delle polemiche per quanto riguarda la sua grandezza, ha occulta parte del panorama che si godeva prima, ma comunque costituisce anche una molla per quanto riguarda il lavoro e l'economia della città. Vediamo il titolo che appare sul Resto del Carlino. La Wider rischia di inaugurare tra i fanghi. Torna di nuovo alla ribalta il problema dei materiali stoccati proprio davanti alla banchina data in concessione alla cantieristica e alla pesca. Vi ricordate i primi prelevamenti dei fanghi dal porto di Fano? Non si sapeva dove metterli, dove stoccarli. Si era pensato anche di portarli in discarica con grande dispendio di energie e di soldi e poi si è pensato di porli davanti a pochi metri dalla darsena, ovvero sulla banchina, e lì sono rimasti per tanto tempo, anzi possono essersi anche camuffati come fosse una collinetta, sono stati coperti con dei teloni e dimenticati lì, ma ovviamente lì non possono restare, devono andare via, dovrebbero andare via come quelli che sono stati stoccati a Fantasy World, a Torrette, ma ancora sembra che questo trasferimento sia rimandato alle calende greche. È veramente ora che il cantiere della Wider, lo vediamo qui in queste fotografie, sta per definirsi anche nella sua immagine, qui ancora vediamo uno scheletro, quei fanghi devono andare via. E poi vediamo a fondo pagina del Resto del Carlino un nuovo appello dei residenti dell'entroterra dove dovrebbe essere realizzato il digestore, che fanno un appello ai consiglieri comunali di Fano, chiamati tra poco a dire sì o no alla realizzazione dell'impianto che dovrebbe essere realizzato da Feronia, questa ditta del Fermano che si è mostrata disponibile a realizzare un impianto che è lì in ballo da tanto, tanto tempo. Già questi residenti hanno fatto una manifestazione a Fano presentandosi in corteo con cartelloni di protesta. Ora insistono ancora perché tra breve, quando la commissione che doveva fare un esame preventivo del progetto, ormai consegna i suoi lavori, giungerà in consiglio comunale per poi decidere. Ecco perché questi consiglieri, questi residenti dicono no ai consiglieri, mi raccomando non votate quella delibera. E qua abbiamo un articolo particolare che riguarda il caso, un caso tra un'infermiera ed una dottoressa. Un'infermiera è accusata di stalking ad una dottoressa. Sei la mia mamma, dice, e lei la denuncia. Ovviamente non è la sua mamma,
ma questa signora si è fissata che quella dottoressa fosse la sua mamma. Per anni una nota sanitaria di Fano ha cercato di tollerare quelle fantasie, poi si è rivolta alle forze dell'ordine. La chiama mamma, anche se non lo è, e per anni lei, nota la dottoressa Di Fano, ha cercato di tollerare quelle fantasie deliranti, respingendole con delicatezza, magari, e comprendendo lo stato di fragilità di quell'aspirante figlia. Insomma, è una situazione piuttosto delicata. C'è una persona che si è fissata che quella dottoressa fosse la sua mamma, ma ovviamente questo non è, ma la considera così. Ed è stato così insistente, fino a un certo punto è stata tollerata. Poi quando ho cominciato a parlarne anche con gli estranei, magari anche scrivere qualcosa sui social, la questione ha travalicato e quindi la dottoressa si è rivolta alle forze dell'ordine. La dottoressa si è rivolta all'avvocato penalista Gianluca Sanchini e le due donne si erano conosciute sul luogo del lavoro, un centro medico con sede a Pesaro. Ora la cosa finirà in tribunale e insomma si cercherà di fare cessare almeno questa persecuzione in modo definitivo, ma usando tutte le precauzioni del caso. Taglio del nastro per l'agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Fano a Calcinelli. Avverrà alle ore 17 del 26 luglio. Una nuova agenzia, una presenza più consolidata dell'Istituto di Credito nel centro di Calcinelli. Ed è importante che ci siano questi sportelli anche nei piccoli centri, perché poi se se ne vanno, come se ne vanno le poste, come se ne vanno certi servizi, anche questi centri che sono economicamente importanti perdono della loro incisività nell'economia territoriale. Ebbene, questa nuova agenzia verrà aperta in piazza Pio Franchi dei Cavalieri, è stata trasferita da piazza Pio Franco dei Cavalieri in via Manzoni 1. E dopo la benedizione dei locali da parte del nuovo vescovo Monsignor Andrea Andreozzi, interverranno anche diverse personalità. Ci sarà il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, il presidente della banca, ovviamente Romualdo Rondina, e il direttore generale Giacomo Falcioni, che daranno il benvenuto a tutti gli intervenuti. E poi alle 18.30, al termine dell'inaugurazione, nella vicina sala della comunità in via Carducci, verrà presentato il volume Calcinelli, la storia e le storie, a cura di Alfio Magnesi. Ebbene, questo è un libro che ha curato questo operatore dell'editoria, ma che è stato scritto da moltissimi residenti di Calcinelli. Ecco perché tante storie individuali fanno la storia globale di tutta la comunità. Ed è un libro interessante, molto particolare, che parla di storia, parla di relazioni umane, parla di società, parla di economia, di sviluppo. Insomma, evidenzia come Calcinelli sia una presenza importante nel territorio metaurense. San Costanzo, la rivoluzione della luce. Al via, dopo l'estate, lavori per quasi 2 milioni di euro. Il sindaco cambia l'illuminazione pubblica, svolta energetica, più sicurezza ai pedoni. Ebbene, in questo caso il primo cittadino evidenzia come già dal prossimo ottobre decollerà la realizzazione di 330 metri lineari di marciapiede sulla strada provinciale 17 Mondolfo, nel segmento compreso tra via Martiri della Resistenza e via 25 Aprile. Il progetto è stato realizzato dalla provincia, che finanzia quasi il 65% dei lavori. Su un totale di 165.235 euro, 105.235 saranno a carico dell'ente di via Gramsci di Pesaro. Quindi un intervento importante per quanto riguarda la sicurezza della viabilità. Abbiamo già parlato ieri del nuovo campo da padel di San Lorenzo in Campo.
è stato evidenziato con soddisfazione dal sindaco Davide Dell'Onti. Una struttura sportiva, ne parla oggi anche il Resto del Carlino, una struttura sportiva affiancata da altri spazi per il parco giochi, cerimonia e festa per la inaugurazione. E vediamo ora la pagina di Urbino, dove si valorizza l'orto botanico, una istituzione storica della città ducale. Ora è un bene nazionale. Il Ministero della Cultura ha dato il prestigioso e utile riconoscimento all'istituzione scientifica Urbinate, fondata, pensate, nel 1809. E poi si parla a parte, inoltre voglio dire, oltre al questo discorso sul verde iniziato con l'orto botanico, si parla del bosco di Tecchie, dal paradiso purtroppo al degrado. La fruibilità dei percorsi è ormai compromessa dalla mancata manutenzione, e quindi è un appello perché questo piccolo tesoro verde che è del nostro territorio possa essere accudito come merita. La richiesta delle dimissioni di Bartoli, ve lo ricordate, ha creato una situazione delirante. Ne parla Laura Esposti a Fossombrone, capogruppo di maggioranza. Qui si solleva una polemica inutile, lui è stato serio. Ebbene, vi ricordate le dimissioni del consigliere Bartoli da presidente della Commissione Sanità? Ora arriva la presa di posizione della Esposti, c'è una polemica, lei difende Bartoli per quanto ha fatto e per quanto è stato richiesto invece in antitesi da parte degli oppositori, e quindi il dibattito continua. Ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro, dove c'è una notizia importante, anzi avrei dovuto metterla in prima pagina. La protesta della gente ha vinto, Riceci è salva. La discarica non si fa, Marche multiservizi ai comuni, chi la vuole? Questo è poi un interrogativo che lascia sorpresi. Come dire, Marche Multiservizi nel suo consiglio d'amministrazione ha fatto una svolta. La discarica non si farà più a Riceci. Ma dove si farà? Questo veramente è un problema da risolvere. Allora come l'ha risolto Marche Multiservizi? Ha detto ai comuni, c'è qualcuno che vuole la discarica? Noi siamo pronti a darla. Credo che la risposta non arriverà mai, perché chi è che vuole una discarica nel proprio territorio? Però c'è una cosa importante, una discarica serve, perché se noi poi fossimo costretti a trasportare i nostri rifiuti in altre regioni, in discariche lontane, ebbene la bolletta dei rifiuti salirebbe alquanto e allora sarebbero veramente dei dolori. Prima di questa decisione da parte del Consiglio d'amministrazione di Marche Multiservizi c'è stata una protesta, una nuova protesta davanti all'azienda, striscioni, cartelli e megafoni, questo progetto va bloccato. Erano una sessantina di persone che hanno ribadito le loro richieste no alla discarica di Riceci, basta con gli scempi ambientali, la follia deve finire. Sono questi un po' i commenti che sono stati fatti, anzi più che commenti, dobbiamo dire delle proteste. Insegue con la moto l'auto dell'ex, ma la corsa finisce in tribunale. Un centauro di 30 anni è stato denunciato per stalking e maltrattamenti a Pesaro, ha anche il divieto di avvicinarsi alla vittima. Ebbene, sono stati veramente 10 minuti di folle inseguimento tra le vie del quartiere. Lui insella la sua moto che tallonava la macchina che cercava di seminarlo, e dentro c'era la sua ex con il nuovo fidanzato. Lui non si rassegnava alla fine della loro relazione, anzi il fatto che la sua ex si fosse già accompagnata con un altro l'ha fatto andare in bestia, e quindi c'è stato questo atto inconsulto. E poi vediamo la lotta alla movida molesta. È da tempo che sui giornali appare una contrapposizione da chi vuole una vacanza vivace e chi invece la vuole tranquilla, alla sera vuole dormire tranquillamente. Ebbene, a controllare i locali perché rispettino le norme che
indicano quali sono i momenti in cui occorre abbassare il volume della musica e occorre abbassare il chiasso, ebbene a controllare i locali ci saranno gli agenti in borghese. C'è stata una riunione in prefettura per mettere a punto questo piano. La protesta soprattutto si è elevata a Ponente, un esposto con 3 giovani che escono dai locali e si danno ai vandalismi. E a proposito di vandalismi, voglio fare un raffronto con quanto indica oggi il Corriere Adriatico nella pagina di Fano. Al lavoro contro il disagio giovanile, è il nostro, è un impegno di gruppo. Ebbene, a parlare così è l'assessore al welfare di comunità, al welfare del comune di Fano, Dimitri Tinti, in merito alla denuncia che ha fatto il preside del liceo Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, il quale ha notato gruppi di giovani con atteggiamenti poco simpatici, insomma sospetti, sia al Pincio che in piazza Amiani. E anche questo punto si riallaccia con il discorso di Pesaro, dove c'è questa movida molesta, ma in questo caso non parlerei di movida, parlerei di un margine di attenzione dal punto di vista della devianza che deve essere attenzionato con grande, grande impegno sia da parte delle istituzioni che da parte delle forze dell'ordine. Ebbene, comunque alla radice c'è un problema sociale, ecco perché oggi interviene l'assessore ai servizi sociali Dimitri Tinti. Dopo l'allarme lanciato dal preside Giombi, descrive l'opera di prevenzione. Il disagio giovanile, afferma, richiede una prevenzione sottotraccia, discreta, creando luoghi dove i giovani trovino spazio e possono esprimersi. Detto che non si può arrivare dappertutto, perché gli operatori dell'animazione sono territorialmente esigui, sono solo 4, ritengo che l'operato delle istituzioni sia tanto più efficace quanto riesca ad attuare il gioco di squadra, ognuno per le rispettive competenze, servizi sociali, forze dell'ordine, sistema scolastico, famiglia. Sono queste appunto le componenti che devono trovare una collaborazione, un coordinamento, perché le intemperanze di alcuni giovani, perché non tutti i giovani sono in questo argomento, possano essere controllate e tenute appunto sotto controllo. Ed ora parliamo di un fenomeno che riguarda un po' tutti i centri, quello dei furti nelle biciclette. L'iniziativa per questo articolo viene data da un bando che il Comune ha emesso, perché il 28 luglio, venerdì prossimo mi sembra, si terrà alle 9:30 un'asta in Comune dove ci sono una ventina di biciclette che verranno appunto messe all'asta. Si parte da un importo minimo, 50 euro. Sono biciclette che sono state riconsegnate al Comune dopo essere state trovate in diversi punti e i proprietari non le hanno più reclamate, probabilmente non credevano che fossero state ritrovate. Ed è un fenomeno questo che deve essere tenuto sotto controllo, perché poi biciclette non sono cose così trascurabili, costano alquanto e soprattutto quelle oggetti di furti sono quelle con la pedalata assistita, quelle elettriche, quelle con accessori veramente qualificati, e quindi è un problema molto importante. Si parla ancora di primarie sul Corriere Adriatico a Fano, perché le primarie ormai sono state oggetto di una ingente raccolta di firme e ora il centro-sinistra deve decidere come procedere in vista delle prossime elezioni. Beni in vendita, il Comune si aspetta più di 1 milione di entrata, sono le alienazioni patrimoniali che il Comune di Fano, in merito ai fondi rustici e alle case coloniche, intende mettere sul mercato. Per quanto riguarda Mondolfo, invece, abbiamo il problema della guardia medica, occorrono più turni e questo servizio è necessario 7 giorni su 7. Vediamo anche la pagina di Senigallia,
impegno della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e di Corinaldo per ambiente e sociale. Sensibilizziamo le imprese, i soci e i clienti. Al presidente Vernarecci è stato affidato dal Consiglio d'amministrazione la delega alle tematiche della sostenibilità. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa, chiudiamo i giornali e vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani. Buona giornata.